Non è un affare che appunto cresce sugli alberi o la pianti, ci fai l'orticello d'amicizia, no, bisogna farla, è fatica. Ci sta 100 persone lì dietro, anzi lì sotto in cantina, schiavizzate, che fanno l'amicizia per voi. Se non vogliono lavorare, Frank, frustali, come ti ho detto, no? Ma ciao, ma salve, ma bentornati su questo magnifico canale in cui succedono sempre cose magiche, come oggi. Ma prima di tutto, ricordatevi che siete con Electric. Come avrete visto dal titolo, oggi apriamo un altro loot anime. Oh, questo è più grande dell'altra volta, eh. È parecchio più grande. Sarà stato la metà quello scorso. Nel tema di oggi ci dovrebbe essere Knights of Sidonia, che come vedete ho qui il volume. Questo è in inglese perché io leggo in inglese. Perché? Posso farlo. Io può. Un disegnatore che io adoro, Tsutomu Nihei si chiama, l'autore di Blame, B-Omega, Abara, Knights of Sidonia, l'ultimo. Ha uno stile estremamente sintetico. Vi faccio vedere qualcosa, eccolo qua. Carino, vero? Carino? Adoro questo manga, devo dire. Infatti adesso tocca che compro un altro po' di numeri per quest'estate, così quando sto sotto l'ombrellone mi leggo un po' di Knights of Sidonia, un po' di Attack on Titan. Devo fare una spesa di tipo 100 euro per manga e robaccia varia. La telecamera è di qua. Oh mio Dio. Innanzitutto, la volta scorsa, facciamolo vedere con la telecamera, sono arrivate un po' di cose, tra cui Levi, che abbiamo qua, Levi, il signor Levi. Abbiamo le calamite di Black Lagoon. Ho scoperto essere poi più tardi le calamite di Black Lagoon. Questo è un disegno che mi ha fatto Mad Wolf, una di voi, guardate quanto è bello. E altra roba che sta là dietro. Ma cosa ci aspetta oggi? Non lo so, andiamo a vedere, direi io. Sempre queste confezioni difficili da aprire. Ma io non ho delle forbici qui. Ebbene sì, questa volta ho delle forbici, la volta scorsa non l'avevo. Quindi apriamo qui questo adesivino, tronzo che non ci vuole far aprire. Abbiamo aperto, scavicchi ma non apra, scavicchio, scavicchio ma non apro, apro. Figa, già abbiamo un Death Note qui, ma che stiamo scherzando? Allora questo mi sa che non è il tema Knights of Sidonia, forse mi sono sbagliato, minchia zio. Abbiamo qualcosa di Death Note qui, guardate un po', che cosa sarà? Non lo so. Glow in the Dark Coffee Mug, di Shonen Jump, hand wash only, do not microwave, quindi non da mettere nel microonde. Deve essere una tazza, mi sa che è una tazza, una bella tazza per il peo, così posso prendere il caffè con il latte. È una tazza, sul serio? Ma questa è una tazza di Death Note che si illumina al buio, dice almeno nelle istruzioni. È un po' questa tazza, che ci famo noi con le tazze? Le riempiamo ovviamente. Te che ci fai con le tazze? Non lo so. Ecco qua, abbiamo Ryuk, scritto Death Note, e qua un simbolo malefico cattivo. A me, hai capito che tazza? Eh sì che posso bere davvero anime loba. Io amo gli anime. Mi bevo roba anime, hai capito? Mica stavamo a scherzare qui. Che mica, mica ciaspole. Guarda che tazza, guarda che tazza. Stiamo perdendo troppo tempo per una tazza. Adesso ce ne perdo un altro po'. Guarda che tazza, guarda la tazza. Stava per cascare, paura, non è cascata però. Guarda la tazza, hai visto, l'ho ripresa, hai paura, Basta con le tazze. Qui c'è una t-shirt. Una t-shirt, di che cos'è? Di Mob Psycho, bitches. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Bella, Cristio. Me la metto. Ci mettiamo la maglietta. Si possono vedere il pettorale del peo. Ta-da! Wow, una maglietta bella leggera, il tessuto è piacevole. La stampa è un po' una merda, però vabbè. E io me ne intendo di stampe. Che mica, stai a parlare con un disegnatore che le magliette le fa per lavoro anche. Che mica, mica stiamo a pucciare qui. Un'altra maglietta? Quella di prima, che avevo prima. Amazing. Abbiamo qualcosa? Sì, proprio per me abbiamo un cappellino. Ma di cosa sarà questo cappellino? Fammi vedere la magia di questo cappello. Scusa, ma quindi Knights of Sidonia sarà il prossimo mese? Tocca che rifaccio l'abbonamento a Loot Anime, tocca che lo faccio subito e pago i dindi. E il cappello di Noragami, l'anime che tanto è consigliato da voi e che prometto oggi stesso inizierò a vedere durante la mia pausa pranzo qui in ufficio. Lo prometto, lo giurin giurello, perché adesso che c'ho il cappello non c'ho scuse, signori. È Noragami. Cristio, attacchiamo l'etichetta, che non ci serve a noi l'etichetta. Che ci fai con le etichette? Vediamo un po' se questa è la misura giusta per me. Qua cappello di Noragami, maglia di Mob Psycho. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. C'è dell'altro, qui c'è dell'altro, attenzione, C'è un postere con la F finale, si dice. Di che cosa sarà questo postere?
Mo ce n'ho due, duca, chi lo attacco tutti sti posteri? I posteri dei morti, di Stefani Cao, dicono. C'è scritto qui, ma io non ho la più pallida idea di chi sia. Voi lo sapete chi è Stefani Cao? Io no. Però, insomma, ditemelo voi, avvicino alla telecamera, così vedete la signora Stefani Cao, che non si scrive Cao come vacca, come mucca, C-O-W, ma Cao, proprio scritto come si legge, con la K, però. Stefani Cao, quella che gli piace il cacao, hai capito? Altro che ciaspole qui, oh! Questo spieghiamolo per bene, che mi si rovina il postere. E io non voglio che mi si rovina il postere, perché ho comprato l'utanime solo per il postere, in realtà no. Abbiamo un altro portachiavino, Phone Charm in realtà, si attacca al telefono, il mio non c'ha il buco per questi cosi. Ma ti rendi conto? E due già ce ne ho. Come si toglie questo coso? Ok, ce l'ho fatta. Allora, è sempre di quella Stefani Cao che non so chi sia. Questa con una falce, son cavolo. Ecco qua, la potete vedere bene, la vedete bene? La vedete bene? Quanto bene da 1 a 10? 100.000 mila? Bravo. Adesso prendo un attimo la telecamera che la metto assieme all'altro Phone Charm. Ehi, è qui l'altro Phone Charm e qui ce ne mettiamo l'altro. Questa è la posizione, la postazione del telefono, così io posso continuare sempre a disegnare anche quando parlo in viva voce. Capito quanto sono tattico io? Che mica, oh, mica ciaspole, oh, direte voi. Eh sì, è tattica questa cosa. Ultima cosa qui abbiamo. Wow, quanto è grosso questo manga. Ah, ma questo è Parasite, ma io l'ho già visto l'anime. Ma questo è un volumone grosso, non so se è una raccolta di più volumi, ma guardate quanto è ciccio. Quanto è ciccio. Parasite, sempre in inglese, quindi non mi dispiace affatto. Sembra già, da adesso sembra comunque sia uno stile diverso dall'anime. Il disegnatore è molto più sintetico, se così vogliamo dire. Non vedo l'ora di leggerlo, anche questo sotto l'ombrellone. Quando starò al mare, hai capito, zio? Mica stanno poccia qui, oh. Eccolo qua, Parasite. Parasite, no Parasect. Quello è un Pokémon. Non confondete Parasect con Parasite, perché non avete capito niente dalla vita. Perché Parasect è un Digimon, no, è un Pokémon. Sì, ecco, come Parasite, che potrebbe essere un Pokémon, ma non è, è un manga. Pensa tu, la vita, no? Ci fa questi scherzi ogni giorno. Dice, hai letto Parasite? Ma Parasite è un Pokémon? No, quello è Parasect. Non capisci niente, Frank. Cazzo, Frank. Parasect, Pokémon. Cristo, Frank, ti avevo detto, fai i pacchi d'amicizia, li vendiamo come loot crate, facciamo l'abbonamento mensile e tu mandi le scatolette con i segreti dentro, le sorpresine e un po' di amicizia, che però deve essere quantificata, perché se tu gli regali troppo amicizia alla gente, e dopo quella, noi ci perdiamo i soldi, andiamo in perdita, Frank. Non si può andare in perdita con l'amicizia, non è che si trova sugli alberi l'amicizia, bisogna farla, bisogna produrla. Cristo. Link in descrizione per comprare l'amicizia, eh? Abbonamento mensile, 120 euro al mese. Hai capito? Perché l'amicizia costa cara. Non è un affare che appunto cresce sugli alberi o la pianti, ci fai l'orticello d'amicizia. No, bisogna farla. È fatica. Se sta 100 persone lì dietro, anzi lì sotto in cantina, schiavizzate, che fanno l'amicizia per voi. Se non vogliono lavorare, Frank, frustali, come ti ho detto, no? Sta ancora qui a... Cioè, perché l'ho assunto, Frank? Guarda. Questo è quanto per questo loot anime, perché questa è la scatola che di solito è sempre molto carina. Eccola qui. C'ha i fantasmini. Ma quale cacchio era il tema? Non lo so. Ah, basta vedere il poster per capire il tema. Mi è cascato qualcosa. Perché dietro il poster, eccolo qua, il tema è unnatural. There are things in this world that cannot be explained. This month loot anime explores the unnatural with the otherworldly beings of Death Note, Mob Psycho 100, Noragami and freaking fucking Parasite. Oh my goodness. Avete capito qualcosa? Se sì, beh, state un passo avanti nella vita, perché l'inglese serve, sai com'è. Chiudo questo breve video, questo video di unboxing in my house, con una piccola informazione. L'ultimo disegno fatto su questo canale è quello di me in versione gigante di Attack on Titan, che è piaciuto molto anche a me farlo, devo dirlo. Mi sono divertito molto a farlo e nei commenti, una decina di commenti dicevano, ehi, facci delle magliette. Qualcuno addirittura ha scritto magliette con due L, però vabbè, quello è un altro problema. E quindi io le ho fatte, nel senso che stanno lì online, dura 10 giorni la campagna di vendita. Ho messo il prezzo al minimo, io non ci guadagno un granché, lo faccio perché mi hanno detto che è un bel disegno, quindi sono riuscito a impostare il prezzo al minimo, che mi sembra è 15 e qualcosa. Se siete interessati, rimetto il link qui sotto in descrizione, ma lo trovate anche in descrizione al video del disegno Attack on Titan. Premo sempre e chiedo sempre a voi, che mi aiutate molto, nel suggerire idee per disegni originali del genere. Tipo, fai te in versione
Ghoul di Tokyo Ghoul. Però il problema sai che è di Tokyo Ghoul? Che me lo dovrei vedere. Io mi vedo Tokyo Ghoul, almeno capisco cosa sono i Ghoul. Mi ispira, un po' come Attack on Titan ovviamente. Sto al passo con Attack on Titan, sono ispirato, ho fatto un bel disegno. Se non conosco bene Tokyo Ghoul, succede che me l'invento praticamente. Quindi... quello era un suggerimento, quindi aspetto i vostri suggerimenti su cosa portare per i video di disegno, che in media sta a 1-2 a settimana. Grazie come al solito di essere stati con me. Ricordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. E ricordatevi che questo qua, questo bellissimo uomo con il pettorale d'acciaio che avete visto, è Electric 360, no scope, nel senso che no scope.